L'arte di strada può lasciarci davvero senza parole. In alcuni casi è talmente realistica da costringere i passanti a chiedersi: ma cosa diavolo sta succedendo? È finto o è vero? A volte quest'arte serve a dare nuova vita a vecchi edifici dismessi o fabbriche in disuso. Vediamo subito qualche esempio eclatante. Oh, chi non ama gli orsetti gommosi? Adesso che ci penso mi verrebbe voglia di andare a comprarli e divorarmi un bel pacchetto tutto intero. Questi giganteschi orsacchiotti dall'alto sembrano davvero realistici, ma dal basso ci rendiamo subito conto di quanto siano illusori. La cosa che mi fa dire wow è il riflesso della luce e le ombre. Chi ha realizzato quest'opera è davvero un genio. Quest'opera artistica si trova in Inghilterra. A prima occhiata sembrerebbe avere davanti un occhio spiaccicato sul muro. In realtà è solo un'illusione. È fatto talmente bene che sulla pupilla si può perfino vedere il riflesso di quello che c'è dietro. Edgar Müller è uno degli artisti di strada più talentuosi che esistano. Lui è uno dei pochi capaci di trasformare un semplice gessetto in lingotti d'oro artistici. Una delle sue opere più belle, a mio avviso, è questa qui. Raffigura un buco cavernoso con le stalattiti che scendono in una pozza d'acqua. È talmente realistico che ti sembra quasi di cadere al suo interno da un momento all'altro. Quest'altra magnifica opera si chiama Duality, e qui la strada pare che si sia squarciata per dare vita ad una cascata ed un ruscello sottostante. Si trova a Campobasso, uno dei murales più belli del mondo. Il palazzo di Via Liguria, nel capoluogo molisano, è tra i 20 migliori street art murals al mondo dell'anno 2016. L'opera è stata realizzata dallo street artist Manuel De Rita. La magia in questo caso accade quando il colore del murales combacia perfettamente con quello del cielo. Infatti in questo caso sembra quasi che il palazzo si sia trasformato in una sorta di scultura geometrica. Nicolai Arendt è un altro artista davvero bravissimo. Fa continuamente il giro del mondo perché la gente è affascinata dalla sua creatività. Uno dei suoi pezzi più maestosi suppongo che sia il seguente. Il monaco sembra talmente reale che ci pare di avercelo lì a 10 metri da noi. Se avessero messo una vera fiamma che brucia, secondo me sarebbe stato davvero il massimo. Julien Beaver è un artista di strada molto particolare. Infatti, dalla metà degli anni 90 crea opere trompe-l'œil con il gesso su pavimenti e marciapiedi. Utilizza una proiezione chiamata anamorfosi, che permette di creare illusioni tridimensionali solo da una specifica angolazione. Infatti, se vista da un altro lato, il tutto assume un aspetto distorto. Julien deve piazzare la fotocamera nella perfetta posizione affinché dia vita all'illusione. Eccovi i miei esempi preferiti delle sue opere. Qui ha creato un gigantesco anfibio mentre si avvicina alla bambina. Qui ha creato invece l'illusione di un uomo mentre cade dalle scale. Da notare poi la metropolitana tutta in prospettiva. Il bello è che tutto questo viene realizzato con il gesso. Qui invece ha creato una piscina e una bella signorina. Vista da questa angolazione, l'illusione è impeccabile, ma vista da quest'altra capiamo subito quant'è complesso realizzare questa forma d'arte.